Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Hercules della Disney. A parte gli scherzi, benvenuti in questo primo episodio. Questo gioco era nella mia lista di quelli da fare dei tempi di quando abbiamo registrato Le Foglie dell'Imperatore. Poi ho un po' svagato fra altri giochi, però la mezza idea di fare questo titolo, diciamo che ce l'ho sempre avuta. C'è una grande parentesi su questo gioco che vorrei aprire e che vorrei che nessuno di voi mi colpevolizzasse per questa cosa. Tipica D.E.P. Damigella in pericolo. In realtà era più carino D.E.D. Damigella in difficoltà. Allora, c'è gente che di questo gioco, come di tanti altri, ricorda a memoria dove si trova qualsiasi cosa. Io non sono quel tipo, purtroppo, di giocatore così, diciamo, memorizzante di tutto quanto. Io mi ricordo, sì, dove sono alcune cose e tutto il resto, ma non sono il giocatore che ricorda a memoria il codice per fare questa determinata cosa. Non sono il giocatore che ricorda che facendo quell'altra determinata cosa sblocchi quest'altra cosa. Io sono il giocatore che gioca e basta. E questo mi decolpevolizza di non ricordare dove siano tutte quante le... come si chiama? Tutte quante le lettere del nome di Ercole. Diciamo che mi sono sempre puntato più a divertirmi col gioco che... dai, ecco qua, che a finirlo al 2000%, insomma. Stessa cosa con Crash, stessa cosa con Spyro, stessa cosa con una marea di altri giochi, insomma. Aia, speravo di riuscire a colpirlo prima. Ok, col cerchio facciamo i pugni normali, col triangolo quello caricato e col quadrato facciamo invece l'attacco di spada. Allora, abbassati ancora. Purtroppo... ah no, in questo non si può salire. 95, ragazzi, concentrarsi. In questo non si può salire. Oh sì, scusami. Eh no, certo che si può salire. Che cavolo dici? Ah, ecco, era lui cretino che non riusciva a salire. C'è una cosa che un po' mi turba. Purtroppo non si può fare molto. È che in questo titolo, come vedete, i modelli tipo l'asse di legno e tutto il resto hanno comunque un livello di qualità maggiore di quello di Ercole. Questo perché, a differenza di, non lo so, quel modello di legno, il macchinario e tutte le altre cose, Ercole ovviamente è... aspetta, è il tempismo giusto, non ce l'abbiamo mai. La profondità però, gioco, ecco, cavolo. Vabbè dai, quando li colpiamo, su. Regola numero 96. Uno è andato, due andati, tre, quattro. Oh, e finalmente questi sono andati. Uno, due, tre e quattro. Ok, e andati anche questi. E abbiamo ottenuto la spada del fulmine, che si gira con L1 e una vita. È la prima volta che... è perché non ci gioco da una vita questo gioco, che faccio caso a certi, diciamo, audio, ma il suono che ha appena fatto Phil è la voce in inglese di, appunto, Filotete, che era Danny DeVito, se non sbaglio. No, cavolo di... sì, Danny DeVito, giusto? Ho un attimo il dubbio. Sì, esatto, era Danny DeVito. Allora, tipo, qui che è palese, me lo ricordo che c'è un oggetto. Scendi giù. Ecco qua. Qua è palese. Molte altre zone purtroppo non me le ricordo mai a memoria. È come ho già detto anche per esempio la R. Dove l'abbiamo lasciata? Eccola qui. È come dicevo anche per Le Foglie dell'Imperatore. Il gioco purtroppo io non lo conoscevo fino a un certo punto e ho giocato al meglio delle mie possibilità, diciamo. Corri. Ecco qua, perfetto. Almeno siamo riusciti a prendere sia l'elmo sia tutte quante le monete. Che tra l'altro io questo gioco ce l'avevo anche in CD
per computer. Però ho detto, vabbè, stiamo facendo tutto da console a questo punto, è inutile che mi metto a fare cose di compatibilità, stronzo, di compatibilità con giochi che funzionavano con Windows XP e Windows 98. Tanto vale, lo continuo su PS1 e almeno... Bastardi? Tra l'altro l'effetto di distruzione di sti maledetti uccellacci è comunque decente. È decente per essere un titolazzo PS1, eh. Aspetta, scendi, bravo. Ecco qua. A quanto siamo di... non me lo fa vedere? No, peccato. Ecco qua. Proseguiamo. Forza, Phil. Tra l'altro, una cosa che non ho mai provato. Potrò picchiare il... lo squalo? Chi lo sa? Quei misteri che ti vengono dopo 20 anni che conosci un titolo. Aspetta, ecco qua. No, direi che non posso menare lo squalo. Però posso menare le colonne che sono tridimensionali. E con l'aumento della qualità va che lavorazzo 3D, eh. Allora, aspetta che non si vede qui. Ercole. Oi. Calmi un attimo. Dove vai? Vieni qui. Certo che comunque per essere un gioco PS1 aveva delle meccaniche incredibili. Cioè, nel senso, non è propriamente tridimensionale il gioco, è un 2.5D. Però tipo, già i nemici vanno su più di un piano, mentre Ercole va dritto. Bastardo. Loro invece fanno sia avanti che indietro per la parte dello schermo. Va che in realtà può sembrare una cavolata. Non l'ho caricato al massimo. Poteva sembrare una cavolata, però denotava un livello di dettagli comunque mica male. E tra l'altro, quando ho detto l'altra volta che avevo intenzione di finire, anzi di avere sul canale un certo gioco, appunto il gameplay, visto che sto recuperando un po' tutti i vecchi titoli PS1 o comunque anche PS2 in generale Disney, di certo questo non l'avrei voluto mancare nella collezione del canale. Purtroppo, come ho detto, io non sono il giocatore professionista di tutti i giochi PS1, perché diciamo che sì, ho giocato per molto tempo anche la PS1, ma non ce l'ho mai avuta personalmente. L'ho sempre dovuta usare da secondi parenti, nel senso non l'ho mai posseduta, e di conseguenza quelle volte che ci giocavo una volta all'anno più, fino a che appunto non ho recuperato tutto con la PS1, con la PS2, sia anche i titoli. Ecco qua. Sia anche i titoli PS1, perché fra i miei primissimi giochi che mi avevano regalato al tempo mi avevano... no, devo giocare con le freccette più che con l'analogico. Mi avevano regalato anche molti giochi PS1. Non per cose, ma per il semplice fatto che... mettilo giù. Non per cose, ma... dai. Ecco qua. In realtà non volevo usarla così tanto, però già che c'eravamo, lancia questo da questa parte. Ecco, questa è una cosa che non ho mai capito. Ottimo! Qual era, diciamo, la distanza giusta per lanciare ste pietre? Questa è una di quelle poche cose che non avevo mai capito. Per esempio, perché ne ho beccati 4 e questo non l'abbiamo preso? Boh, vedi, non l'ho mai capito, ti giuro. Boh. Ah, ok, è andata. Per qualche arcana grazia divina è andata. La musica comunque... fantastica, veramente. Ti porta... Che stai facendo? Prendi la spada! Prendi la spada, grazie al cazzo, non ce lo metti. Allora, proviamo a lanciarlo già da questo lato.
ottimo. Ok. Davvero eccellente. Allora, sai che finalmente, avendo aumentato la qualità, grazie appunto all'emulatore, credo di aver capito come funziona il lancio della roccia. Cioè, credo di aver capito che nel momento in cui un frammento della roccia attraversa la sagoma del bersaglio, vedi, quella gli è andata vicino ma non l'ha colpito. Devi riuscire a far sì che, rompendosi la roccia, vada ad attraversare il bersaglio. È una rottura di palle. Potrei anche lasciar perdere, ma completismo is better. Quindi cerchiamo il punto giusto dove lanciare sta roccia. Se voi conoscete il metodo migliore per rompere ste sagome, ditemelo, perché io sono anni che ci metto sempre più di un tentativo per rompere sti cacchio di cosi, per prendere due monete delle balle. Ale, finalmente! Madonna mia, quanto tempo per rompere una sagoma di cartone. Però la musica del primo livello è una delle più iconiche di tutti i giochi Disney, secondo me. Cioè, questa canzone qua te la porti nella testa fin dalla prima volta che giochi a questo titolo, secondo me. Vediamo. Ottimo! Perfetto, davvero al primo tentativo. Al primo tentativo. E ok, ora mi serve un altro pezzo di roccia per riuscire a salire. Param pam param pam. Ok, eccoci qua. Mettilo giù. Bravissimo. E ora proseguiamo. Che poi tutte ste bibite perché? Nel senso, quanto pensavano che mi sarei fatto colpire. Vabbè che era un gioco per bambini, però neanche un bambino si fa colpire così tante volte. Ci mancano due lettere. No. Speravo di averli presi tutti. Attenzione a sti cosi di fuoco. Vediamo se c'è qualcos'altro qua in fondo prima di proseguire. Ecco qua, non c'è più nulla, possiamo andare. Lasciamo indietro magari le bibite, che si sa mai che possano essere utili. Non penso, però fa mai male averne qualcuna da parte. Ecco qua. Come ho detto, alla fine la Disney nel periodo qua della PS1 aveva un potenziale assurdo, perché aveva tutti sti film che erano famosissimi. Avevano Ercole, avevano Aladdin, ho sbagliato io il salto qui, Le Foglie dell'Imperatore, La Carica dei 101, dei 102. Avevano veramente un sacco di roba. Anche per esempio il solo gioco di Topolino. Ragazzi, guardate che per essere quello che era, era un gioco veramente fatto bene. Poi ovvio si parla del tempo e del senno del poi, però molti giochi di oggi dovrebbero prendere esempio veramente da quei tempi, perché con niente erano riusciti a fare tutto. Cioè, per esempio, voi sapete come il primo Crash Bandicoot, che su hardware della PS1 si diceva che non avrebbe mai potuto girare, e invece gli sviluppatori erano riusciti a ideare un metodo per far sì che l'unica cosa che si caricavano era tutto quello che la telecamera su Crash visualizzava. Quindi il livello era così, il livello era fermo fino a che Crash non gli passava avanti, e loro si muovevano nel momento in cui la telecamera di Crash era nel loro range. Se no non si sarebbe attivato, perché se no la PlayStation 1 non avrebbe mai retto così tante animazioni tutte assieme. Ok, ci manca solamente una sola lettera, giusto? Io però mi ricordo che una lettera si trova tra gli alberi. Però magari non è qui, ma è sull'altro livello. Questa non si rompe, vero? Esatto. Proseguiamo. Che poi so che non c'entra assolutamente nulla, ma lo sto facendo. Eccola qua. Ho visto la S. Sto facendo un attimo di svago su questa cosa. Mi chiedo dove si trovi Kratos nella cronostoria, diciamo, in questo momento. Sappiamo che nella storia di Kratos, fino a God of War 3, Ercole non si vede. Ercole si vede appunto quando combatte con Kratos con i pugni, quelli grossi, quelli del leone. E in teoria qui Ercole è ancora giovane, non è ancora neanche salito sull'Olimpo, mentre Kratos qui dovrebbe essere
in teoria alla sua stessa età. Presumo dovrebbero avere la stessa età Kratos e Ercole. Solo che poi Ercole fa quello che deve fare, aiuta gli umani e tutto il resto, mentre Kratos col tempo sconfigge Ares e diventa dio della guerra, rubandogli tecnicamente un po' il posto a Ercole. Ercole viene un po' relegato come semidio e viene un filo dimenticato nella storia di Kratos. Ed eccoci qua a fine livello con Phil che sculetta davanti a tutti. Ste animazioni però. Pam panabam. Vediamo se abbiamo preso tutto. In teoria dovrei aver preso tutto nel primo livello. Il nome ce l'abbiamo. Hercules. Con la capretta. Sì, bonus. Ottimo lavoro, piccolo. Mi piace. Vediamo le monete. 100%. Prestazione d'eroe. Eroe. E con questo abbiamo la combinazione segreta per avanzare nel gioco, o per meglio dire, per rifare questo livello. E facciamo un salvataggio